Nel 1919, all'età di 9 anni, un bimbo lascia sulla scrivania di camera sua una lettera, una specie di confessione indirizzata alla madre sperando che lei la trovi. La donna la trova e la legge. Il bimbo si chiama Samuel Barber. Avviso per mia madre e nessun altro. Cara madre, ho scritto questa lettera per dirti un segreto che mi tormenta. Non piangere quando la leggi, perché non è né colpa tua né colpa mia. Mi sa che ora dovrò dirtelo senza giri di parole. Innanzitutto, non sono fatto per essere un atleta. Sono fatto per essere un compositore e lo diventerò, ne sono sicuro. Devo domandarti un'altra cosa. Non chiedermi di cercare di dimenticare questa cosa spiacevole e di andare a giocare a calcio. Ti prego. Certe volte mi sono agitato così tanto per questo che mi sembrava di impazzire, non troppo. Con affetto, Sam Barber II. L'anno dopo, a 10 anni, Samuel Barber comincia a comporre e diventerà uno dei compositori più importanti di tutti i tempi. Nel 1936 compone l'Adagio per archi, che probabilmente tanti di noi hanno in mente. Sam Barber confessa con trepidazione alla madre il suo segreto. Lo fa con molta fatica, ha paura di turbarla, di farla piangere, di deludere le sue attese su di lui. Ha paura di non essere capito, di non essere preso sul serio, di non essere accompagnato. Non dirmi di dimenticare questa cosa spiacevole, non mandarmi a giocare a calcio come se fosse una malattia che mi deve passare. Nel profondo del piccolo Sam si è acceso un fuoco. Cesare Pavese lo chiamava il punto infiammato. La consapevolezza improvvisa di una passione che orienta l'immaginazione del bimbo e si impone come un orizzonte indiscutibile. Io sarò un compositore. Un sentiero su cui devi inerpicarsi, punto e basta. Come ogni anno, i pellegrini dalla Galilea salgono per la Pasqua in pellegrinaggio a Gerusalemme. Gesù ha 12 anni, la soglia dell'età adulta. Ci sono studiosi esegeti che dicono che probabilmente Gesù sostiene in questa occasione il suo bar mitzvah, cioè quell'esame che normalmente l'israelita maschio all'età di 12-13 anni sostiene per mostrare di essere all'altezza della comunità adulta. Bar mitzvah, figlio del precetto, deve mostrare, sostenendo un esame, di conoscere la Torah, la tradizione degli antichi. Che sia o meno il suo bar mitzvah, quel che è certo è che Gesù si sta assumendo la responsabilità dell'adulto. Vive in una famiglia, sappiamo che suo padre è un carpentiere, c'è quindi un'azienda di famiglia che al tempo si tramanda di generazione in generazione. Dovrà farsi carico di una tradizione di lavoro che si ritrova sulle spalle. Deve lavorare il legno, la pietra, i metalli. E però Gesù non torna a casa. Viene fuori che il figlio non è stato rapito come hanno temuto Giuseppe e Maria. Non si è neanche perso, naturalmente a 12 anni non ci si perde. È che si è nascosto. Ha elaborato una strategia, ha come scritto la sua lettera che poi ha lasciato sulla scrivania. Ha preparato i suoi al suo grande segreto. Gesù sta dicendo ai suoi: guardate, si è acceso, ho scoperto in me un punto di fiamma, un tempio di fuoco, un tempio incandescente, una musica di fuoco, note di tempesta. Io ho un sentiero nella vita che mi porta lontano da voi. Devo prendere in mano le cose del Padre mio.
come dirà Francesco d'Assisi 1200 anni dopo a Pietro di Bernardone sulla piazza del Vescovado ad Assisi, liberandosi dei vestiti e dicendo a suo padre: guarda, tu non mi sostieni nel mio sentiero, io lo capisco, ti restituisco quello che mi hai dato, il tuo nome, i tuoi vestiti, io ho un altro padre. Come si è accesa questa consapevolezza nel cuore di Gesù? Come si è accesa nel profondo di Sam Barber? Non lo sappiamo, è che il cuore di ognuno è tanto misterioso. Ma certo quel fuoco è una straordinaria benedizione. Siamo tutti in cerca di quel fuoco. E nessuno è tanto povero come chi quel fuoco non l'ha ancora trovato. Siamo tutti in cerca di quel fuoco. La nostra preghiera è che lo Spirito accenda in noi, ci riveli in noi quel fuoco. Nel 2014 è uscito il bel film La famiglia Bélier. Abbiamo già raccontato 2 anni fa, ma ogni 2 anni si può riraccontare, no? Regia di Eric Lartigot. So che tanti di noi l'hanno già visto, e chi non l'ha visto lo veda, perché è un film intelligente. Nella campagna francese c'è una famiglia impegnata a portare avanti la sua fattoria, fanno formaggi, la famiglia Bélier, una famiglia simpatica, padre, madre e figlio minore sono sordomuti. Soltanto la 16enne Paula, la figlia maggiore, ci sente e parla. È lei la diversa in un mondo sordomuto. D'altra parte è lei che svolge l'indispensabile ruolo di interprete tra i genitori e il mondo esterno alla fattoria. Ma un giorno Paula scopre, un po' casualmente, improvvisamente, sorprendentemente per lei stessa, scopre il suo talento per il canto, la nota nascosta, il canto sepolto, la sua melodia segreta, nel suo corpo che si sta trasformando perché sta entrando nella pubertà, il suo canto sepolto e aggrovigliato sta timidamente ma insistentemente cercando il sentiero per sgorgare in voce. Il maestro di scuola, maestro di canto di scuola, le propone lezioni, le dice: tu hai una pepita in gola, Paula, è grezza ma è preziosa, tu non ti fidi del tuo talento ma io sì, fidati della mia fiducia. L'adolescente ha bisogno dello sguardo di fiducia dell'adulto, altrimenti la grezza, la pepita rimarrà grezza, soffocata. Ma Paula tiene nascosta la cosa ai suoi, è un segreto pesante, sente che non sarebbe capita, che la cosa terrorizzerebbe i suoi genitori, come pensare di lasciare la fattoria per andare a Parigi all'audizione per entrare alla scuola migliore di canto di Francia. Come farà Sam Barber a dire alla madre il suo segreto? Come farà Gesù a confessare ai suoi di sentirsi chiamato ad altri orizzonti più ampi rispetto alla carpenteria di Nazareth? Quando infine la cosa viene fuori, la reazione dei genitori di Paula è di sgomento, angoscia, rabbia. C'è un bellissimo, simpaticissimo dialogo tra i genitori e Paula, soprattutto la madre in lacrime, disperata, attaccata alla bottiglia, no, per dimenticare, perché dice: dove ho sbagliato quando sei nata e ci siamo resi conto che ci sentivi e parlavi, tuo padre cercava di consolarmi, ma vedrai, con un po' di fortuna sarà un po' sordomuta dentro, la cresceremo come una sordomuta normale, no, dove ho sbagliato, ho cercato di proteggerti dalla tua diversità e adesso guardati, canti. È che Paula è diventata incomprensibile ai suoi genitori. Improvvisamente è venuta fuori una Paula diversa, canta. La famiglia di Gesù a un certo punto, lo sappiamo, no? I Vangeli lo raccontano chiaramente. La famiglia di Gesù, sua madre, i fratelli e le sorelle di lui, lasciano Nazareth, scendono qualche ora a piedi fino a Cafarnao, perché è arrivata sulle colline di Nazareth la notizia che il loro familiare Gesù ha cominciato a predicare,
a dire attraverso di me Dio entra nel mondo, fa sorgere l'alba di un giorno nuovo, attraverso di me il frutto del tempo matura, è maturato. I profeti parlavano di me, seppure messo a fare esorcismi, a fare segni, a guarire. Mamma mia, ma che figura ci fa fare questo qua? Lasciano Nazareth e scendono a Cafarnao per prenderlo, perché dicono è impazzito, è fuori di sé, ha perso la testa, facciamo qualcosa, proteggiamo il buon nome della famiglia. È diventato incomprensibile. Il percorso dei genitori di Polà dovrà aprirsi alla fiducia, dovranno gradualmente accettare di allearsi al punto infiammato di Polà, al suo canto nascosto, perché possa erompere e dilagare nel mondo. Polà, il giorno dell'audizione a Parigi, dove i suoi l'hanno accompagnata nel cuore della notte, davanti ai giudici canterà con la lingua dei segni, così da poterne rendere partecipi i suoi genitori che sono lì presenti, canterà: miei cari genitori, io vado via, vi voglio bene ma vado via, non avete più una bambina da stasera, io non fuggo, io volo, cercate di capire, io volo. È strana questa gabbia che mi serra il petto, non posso più respirare, mi impedisce di cantare. Miei cari genitori, io vado via. Io non fuggo, io volo. Oggi celebriamo la nostra fierezza, appunto, la nostra gratitudine per il fatto che la Santa Famiglia di Nazareth è normale. Mamma mia, come l'abbiamo resa la Santa Famiglia di Nazareth ogni tanto nei dipinti o anche in qualche orazione, no? Sembra che sia una famiglia normale. I dolci affetti, i Vangeli ci raccontano delle cose precise, ci raccontano di fatiche, di tensioni, di incomprensioni, gli è andato del matto a questo qui, Dopo noi so che dipingiamo Maria con la testa un po' storta che guarda adorante suo figlio e Giuseppe e con la luce soffusa, ma nel Vangelo non c'è questa roba qua, ma per fortuna. Noi siamo discepoli di gente normale che ha imparato a integrare i propri passi di umanità, di umanizzazione come ognuno di noi, quindi possiamo chiedere di essere aiutati. Non potremmo essere aiutati se fosse un'esperienza sconosciuta a coloro a cui ci rivolgiamo. Noi siamo fieri di poter dire, di poter leggere nei Vangeli la fatica dei segreti condivisi. Ora non dico che Gesù avrà lasciato sulla scrivania, cara madre, mettiti seduta, io diventerò Messia, no? Non dico questo, ma dico che per Gesù è stato faticoso capire quale fosse il suo sentiero, per Maria è stato faticoso lasciarlo andare per il suo sentiero. Chi di noi fa fatica a stare in rapporto con le attese dei genitori su di lui, o chi fa fatica a vedere i suoi figli e cercare il loro sentiero e vorrebbe proteggerli da questa fatica, sappia che, bene, siamo tutti nella stessa barca, compresi Gesù, Giuseppe, Maria. Maria ha dovuto accettare che Gesù seguisse il suo sentiero, che le silenziose forze del cuore del figlio lo portassero lontano, ha dovuto imparare un po' per volta nel tempo a contenere la sua ansia, a non farne carico a suo figlio, cresciuto così misterioso, così incomprensibile davanti a lui, davanti a lei. Bene, lo Spirito di Dio ha accompagnato Gesù e i suoi genitori nel travaglio di crescere, nella ricerca del modo di comunicare tra di loro. Ha spinto Gesù a trovare la via per dire ai suoi: vi voglio bene, ma io vado via. Io non fuggo, io volo. Quindi, grazie, perché l'amore che ho ricevuto da voi mi permette di andare, mi permette di partire. Il nido non è diventato prigione, ha funzionato, quindi io prendo il volo. Lo Spirito di Dio accompagna i processi con cui noi tutti diventiamo umani, cresciamo, ci radichiamo nella vita,
La fatica che facciamo è il segno che siamo vivi, non anzitutto che stiamo sbagliando qualcosa. E allora, buona avventura a tutti. Il Signore ci accompagni.